gran consiglio dei maghi ha detto che questo gioco non lo si può spiegare perché è facile da fare, ma di grandissimo effetto. Come occorrente non servono mazzi di carte, barattoli, cose. Serve semplicemente un foulard. Fai vedere a tutti il foulard, che non contiene conigli, colibri o altre cose strane, e lo infili all'interno della mano con grande attenzione ed inizia. Poi fai soffiare a qualcuno. E il foulard, che non è scomparso, perché è un classico, fa scomparire il foulard, ha cambiato. Poi dice, servirà un foulard da 1000 euro? No, ne bastano 2 economici. Però adesso vi spiegherò anche come si fa, perché un conto è sapere il trucco e un conto è sapere invece cosa bisogna fare quando si è davanti a un pubblico che è attento a cercare il trucco. Allora, innanzitutto, prima di entrare in scena, si prende un foulard e si nasconde all'interno della mano. Io per esempio lo tenevo in tasca, tanto che parlando l'ho nascosto. Ne lascio fuori un pezzettino per ricordarvi che dentro questa mano c'è un foulard rosso. Poi, quando entrate in scena, non dovete dire questa mano è vuota, se no vi chiederanno naturalmente di aprirla. Dovete usare quella che si chiama misdirection, cioè non questa mano è vuota, ma questo foulard è verde. Perbacco, riconosci i colori, incredibile. Fate vedere a tutti che non contiene conigli, colibri o altre cose, e poi lo nascondete all'interno della mano con attenzione e dovizia. Schiacciate bene così. Poi fate soffiare di nuovo a qualcuno. Grazie. Tirate fuori il foulard, struck, vi godete l'applauso e ricordate però che l'importante è non aprire mai la mano, perché sennò Poi naturalmente se avrete usato due foulard perfettamente quadrati, ne basta mettere uno su una mano, farci un buco, soffiare e dal centro dovrebbe ricomparire il nostro foulard. Questo è quello che ho capito. Non lo so. Volete provare? No.